Speciali con dei modi particolari. Questa è la storia in sintesi di cui io ho avuto l'onore di far parte. Scusate se sono stato molto breve, ho cercato di essere, però su questo io vi vado a dare tre riflessioni. Cioè, questa è la storia piccola. Che cosa questa storia forse ha da insegnare sul piano del tema su cui mi è stato chiesto di riferire? Cioè, equità, giustizia sociale, si intende, no? E solidarietà oggi, questo è il macro tema. Questa storia cosa può insegnare? Allora, io ci vivo dentro e penso fondamentalmente tre cose. Parto dalla prima. C'è una cosa importantissima in questa storia. Gaetano trasforma un suo bisogno. Io sto male, io ho una malattia, io amante del mare non posso più andare al mare, porca miseria. E mo come faccio? Amici, mi aiutate ad andare al mare? Gaetano è una persona di grande compagnia, ha una storia di amicizie profonde, di gente che gli vuole bene incredibile. Avrebbe molto facilmente trovato qualcuno per dire: ragazzi, portatemi in acqua e tiratemi fuori. Perché esistono queste persone, lavoriamo lì in terrazza tutti i giorni. Ma lui non ha fatto questo, cioè lui ha trasformato un bisogno personale in una risposta a un bisogno sociale. Rispondo al mio bisogno, ma creo qualcosa che risponda non solo al mio bisogno, ma a quello di tanti altri. Io credo che questa sia una cosa veramente eccezionale, perché oggi viviamo in un mondo in cui viviamo una specie di schizofrenia. Da una parte i miei bisogni, e quindi anche un po' il self-made man, no? Cioè, io ho i miei bisogni, io mi attivo, io rispondo, io sono capace, io sono forte, e rispondo però a che cosa? Al mio bisogno, punto e a capo. Sono stato anche un eroe, però ho risposto al mio bisogno. Oppure viceversa, il mio bisogno chi deve rispondere? Qualcun altro. Faccio il passivo, faccio come dire, il fruitore di un sistema, magari di welfare, per cui la società è giusta soltanto se risponde a tutti i miei bisogni. Ok, io ho un bisogno, per favore risolvetemelo, punto. E invece no, questa secondo me è la grande, il primo grande insegnamento. Gaetano dice: il mio bisogno personale diventa uno strumento per rispondere ad un bisogno sociale. Diamo anzi una risposta collettiva a un bisogno sociale. Punto. Secondo punto, l'equità come prassi quotidiana. A volte noi pensiamo che l'equità sia soltanto il frutto di macro progetti, frutto di macro programmi economici, di istituzioni, di processi sociali globali. Ed è vero, non che non lo sia, ma non è solo quello. L'esperienza anche del commercio cieco solidale ce lo insegna. Cioè, ci sono tutta una serie di micro progetti di collaborazione che quotidianamente creano inclusione sociale, creano solidarietà dal basso. La solidarietà oggi e l'equità oggi o sono questo o probabilmente non sono neanche equità e solidarietà. Allora, che cosa abbiamo fatto qui in questa terrazza? Se ci pensate, abbiamo rimosso degli ostacoli, abbiamo ridato pari opportunità, abbiamo ridato un diritto che è quello al benessere, al relax, che sembra oggi diventato quasi una specie di lusso. Cioè, andare a farsi il bagno per molte persone non è più una cosa normale, quotidiana, perché se non hai i 30 euro per pagare l'ombrellone, la possibilità di avere la macchina per l'accesso al mare, eccetera, eccetera, sta diventando un lusso. E invece no, spiaggia pubblica, mettiamo una passerella, mettiamo dei servizi attrezzati, creiamo con uno strumento semplice inclusione sociale. L'anno scorso abbiamo avuto altre, ripeto, 150 persone, quest'anno siamo già a 133, dovremmo arrivare, se le previsioni vanno avanti, a circa quasi 200, a quasi 300 persone. Cioè abbiamo ridato accesso a qualcosa che la malattia, la vita, un incidente ti ha tolto. Grazie a che cosa? A un grande piano sociale? A un grande piano di sviluppo economico? No. A una passerella di un metro e mezzo che parte dal bordo strada e arriva a 2 metri al bagnasciuga. E attorno a questa passerella ci hai messo 2 ombrelloni, 2 bagnini, 2 bagni dedicati con le pedane,
del personale, alcuni retribuiti, altri volontari, che aiutano le persone a entrare in acqua, punto. Col senno di poi sembra semplice, farlo è stato molto molto complesso. Però poi ci chiedevamo, ma scusa, ma alla fine, se non ci fossimo mossi noi, costava tanto fare una passerella in legno? Non dico attrezzare come abbiamo fatto noi con la torretta elettrica per collegare l'apparecchio della ventilazione assistita. Questo veramente forse è una cosa stranissima, nessuno ci aveva pensato prima. Però alla pedana di legno, porca miseria, che ti parte da là e ti arriva vicino al mare, ci passano le persone con la carrozzina, le mamme in attesa, ci passano i signori anziani un po' claudicanti che non camminano in carrozzina ma che avevano voglia comunque di avvicinarsi al mare e che si dovevano fermare dove? Sul lungomare, a guardarlo da lontano. Una passerella, vedete un po' voi il preventivo e il costo di una passerella, fa molta più inclusione sociale di un progetto quinquennale con milioni di euro spesi, con grandi investimenti, conferenze, dibattiti sulla disabilità. Spendete 7.000 euro di pedane in legno rimuovibili, ecologiche, perfettamente ecologiche, per permettere alle persone di avvicinarsi al mare. Avete fatto un investimento piccolo ma molto importante per la comunità. Okay? Allora io penso che questo sia il secondo punto, cioè l'equità come una realizzazione di micro progetti che permettono, che ridanno dignità, che ridanno inclusione. Poi ci sono anche le macro politiche, ci sono anche i macro sistemi economici, ma capite che noi su quelli incidiamo indirettamente, no, dal basso. Invece abbiamo forse un potere che è a portata di mano, il potere delle piccole comunità che possono nel loro ambito creare piccole soluzioni. E immaginate la piccola soluzione replicata, quanto può far bene. Vado al terzo punto. A volte noi pensiamo che l'equità, siamo un po' stati un po' male abituati in questo senso, che la solidarietà sociale siano qualcosa che siano unicamente competenza di organizzazioni istituzionali. Giusto? Cioè io penso che se deve essere lo Stato, deve essere lo Stato. Questa cosa ve la racconto sempre a partire dalla nostra esperienza. Siamo lì in terrazza, la chiamiamo la terrazza questa. Allora le persone passano e dicono, ah bello però perché non l'hanno fatto i politici questo? Bella questa cosa però perché non l'ha fatta l'ASL? Bella questa cosa, ma perché avete dovuto fare voi la raccolta fondi? Ecco, questa gente non pensa ai bisogni. Io dico sì, è vero, anzi noi con le istituzioni ci collaboriamo col comune, collaboriamo con l'ASL, collaboriamo adesso anche con la Polizia di Stato, cioè abbiamo delle collaborazioni in essere con le istituzioni. Però anche se fossimo in uno Stato attento, dove non ci sono sprechi sul welfare, dove anche in questo caso questa roba sarebbe stata possibile e bella perché è nata dal basso, da un esempio di cittadinanza attiva, di persone che privatamente hanno deciso di alzarsi, di rimboccarsi le maniche e di collaborare con le istituzioni per fare qualcosa di bello, richiamando le istituzioni a fare il loro ruolo, ma non pretendendo che tutto venga fatto dalle istituzioni, per due motivi. Uno di ordine economico, cioè ormai lo sappiamo che ci piaccia o meno, i costi del welfare sono assolutamente strani, no? Dal punto di vista della gestione. Io non smetto di dire che sarebbe importantissimo avere una gestione più trasparente. Se evitassero di rubare ce ne sarebbero molti di più, se fossero investiti con intelligenza e non con stupidità gli stessi soldi potrebbero produrre molti più servizi e molto più efficienti, e invece vediamo tantissimi sprechi nella gestione dei soldi pubblici. Quindi tutto questo resta vero, non voglio creare alibi a nessuno, ma attenzione, anche se vivessimo in una società in cui tutto questo funziona, sarebbe l'errore dire io pago le tasse, quindi che lo faccia lo Stato, nessuno mi rompa le scatole. Perché questa è un'altra logica. Cioè,
se io avessi avuto uno Stato che faceva tutto questo, io non avrei mai incontrato Antonio, non avrei mai incontrato Nella, non avrei mai incontrato tante persone che si sono incontrate grazie a dei progetti reali di solidarietà dal basso. Cioè, nessuno Stato può sostituire la relazione tra le persone. E che è una cosa ricchissima. Quando la gente sta una settimana, 15 giorni e se ne va, dopo aver avuto tutti i servizi che gli diamo a livello gratuito, quando ci ringrazia e se ne va, sapete cosa dice? Non dice grazie, come sono stato bene, ho potuto fare il bagno, grazie alle vostre sedie comprate, super nuove, grazie alla corrente elettrica. No, dice grazie, che belle persone che ho incontrato. Grazie, che belle persone che ho incontrato. Cioè, alla fine, ciò che fa la differenza per una persona che vive l'esperienza del relax al mare è quello di incontrare persone con le quali parli, ti confronti, dialoghi. Ed è esattamente uno dei principi fondatori anche del commercio equo solidale. Non è soltanto lo Stato A che fa un accordo di cooperazione con lo Stato B. E Francesco, Fabiana, che fanno partire un progetto di cooperazione con Abdul, con Karim, con e si conoscono, si scrivono, si parlano, sono persone che si incontrano, non sono numeri, facce, non sono servizi e timbri di uno Stato, capite? Sono persone che si incontrano. E io penso che questa sia la terza sfida di oggi, cioè capire che sempre più, non solo per necessità economiche, ma per bellezza, è necessario che ci attiviamo tutti con delle forme di cittadinanza attiva, realizzando progetti, piccoli o grandi che siano, ognuno per quello che può, perché è lì che si vive la solidarietà. La solidarietà sono legami umani, sono persone che si incontrano, non è soltanto ho realizzato qualcosa che mi va a finire in un conto economico e che mi aumenta, mi abbassa il PIL. Perché il fatto che io 10 giorni fa ho pianto per la morte di un ospite che l'anno scorso è venuto, si è fatto il bagno con noi, ma adesso se la malattia se l'è portato via. Quello era un legame umano e nel PIL non entrerà mai questo. Nella vita delle persone, nella vera solidarietà, questo entra, perché parliamo non soltanto di progetti, ma di persone che realizzano progetti per il benessere di tutti. Io chiudo qui, vi lascio soltanto con un pezzo di una poesia, che ho riscoperto quest'inverno quando sono andato a fare formazione ai ragazzi che fanno progetti del servizio civile. Avevamo una sessione formativa proprio su queste tematiche qui, volevo fargli un regalo un po' poetico e ho trovato questo scritto che si chiama, guarda caso, Ode alla solidarietà, e io questa sera ve lo dedico. La poesia è molto più lunga, è una poesia di Pablo Neruda che si chiama proprio così, Ode alla solidarietà. Ne prendo soltanto un pezzettino e chiudo con questo. A te, tu, non guardare dall'altra parte, perché non mi rivolgo al tuo vicino, a te io sto parlando. Non fuggire, ora devi aiutarmi. Un dito, una parola, un tuo gesto, e quando dita, gesti, parole marceranno e lavoreranno, qualcosa apparirà nell'aria immobile, un solidale suono alla finestra, una stella nella terribile pace notturna. Allora tu dormirai tranquillo, tu vivrai tranquillo, sarai parte del suono che giunge alla finestra, della luce che ha spezzato la solitudine. Grazie.